È stata Mata Mengist l'importante ospite di sabato mattina del Festival delle Culture al Teatro Alighieri. La scrittrice etiope si è confrontata con i ragazzi delle superiori quali, dopo aver letto il suo romanzo, Il Re Ombra, le hanno sottoposto diverse domande legate alla storia del suo paese, al colonialismo, alle sue violenze, alla memoria di quegli anni, al sistema patriarcale. Il Re Ombra racconta di una giovane donna all'interno della società etiope degli anni 40. Racconta la guerra e la resistenza della popolazione locale, le sevizie subite durante la prigionia da parte degli italiani. Tutti aspetti che si legano con l'attualità odierna, con il nuovo sbarco di 53 migranti a Marina di Ravenna. Prima del raffronto con i ragazzi, moderato dallo scrittore e giornalista Vittorio Longhi, Mengist ha ricevuto il premio Intercultura. I think students are much smarter and more aware. Credo che gli studenti siano in realtà più intelligenti e anche più consapevoli di quello che possiamo pensare, perché proprio in questo momento nel mondo sono testimoni di grandi sconvolgimenti e sono anche per questo motivo pronti a sentire la storia del loro paese, la vera storia del loro paese. E questi giovani, quindi qui a Ravenna, come anche nel resto del mondo, non sono più giovani innocenti sotto certi punti di vista, perché hanno già vissuto cose come la pandemia, hanno visto le sparatorie all'interno delle scuole e quindi sono ben consapevoli del luogo in cui vivono, sono consapevoli di dover combattere per il cambiamento climatico, per esempio. Hanno visto i loro fratelli e le loro sorelle maggiori combattere per la Palestina, combattere per Gaza. Quindi io credo che dirò loro cose con cui in realtà sono già familiari, che conoscono già. For people in Gaza, for Palestine. So I think what I say to them is going to be very familiar. Una cosa che però magari non si conosce sono le conseguenze del periodo colonialista sulle popolazioni, sul paese e anche sul continente Africa. The effects of colonialism on my own family has vi been posso dire quelle che sono state le conseguenze e gli effetti del colonialismo sulla mia famiglia, quindi sulla mia storia impersonale, perché per quanto riguarda noi in famiglia non siamo abituati a parlare di questi traumi e delle violenze, degli scontri della guerra del 1935. Ci sono state generazioni che hanno mantenuto segrete, nascoste le violenze che sono avvenute in quel periodo, soprattutto le violenze sulle donne. Quindi questa segretezza, questo mistero, se vogliamo, è andato avanti per decenni. E nel 74, con la rivoluzione, è come se altra violenza si sommasse alla violenza precedente del 1935, ma nessuno parla del 1974, nessuno parla della rivoluzione, nessuno parla di quello che è successo e rimane nascosto. E è come se all'interno delle famiglie ci fossero generazioni di silenzio, questo almeno è quello che succede nella mia famiglia, e dell'Italia e di quello che l'Italia, diciamo, ha fatto. Si sono sentite storie anche di valore, ma non storie di dolore. Vedo invece ad esempio che nelle situazioni come i funerali, comunque situazioni in cui ci si ferma e si piange, si in qualche modo celebra il lutto, beh, in quei momenti è come se si includessero decenni di dolore di quelle generazioni che non l'hanno espresso e quindi piangiamo anche quella violenza e quello che è successo in quegli anni. Includes this decades of history. We cry for everything when we cry at funerals. In Italia sappiamo che con la Seconda Guerra Mondiale abbiamo ancora un problema mai completamente superato, però del colonialismo se ne parla veramente poco. Gli studenti a scuola lo fanno molto velocemente anche per motivi spesso di tempo, ma poi non se ne parla mai nella società. Come mai? Il colonialismo, la storia coloniale italiana fa parte del grande rimosso. Si è voluto rimuovere dopo la Seconda Guerra Mondiale nell'Italia repubblicana perché era una storia molto scomoda che creava imbarazzi e non aiutava la ricostruzione dell'identità italiana, e per molti anni, fino agli anni 90, siamo andati avanti in Italia con l'idea dell'italiano brava gente, come scrive Angelo Del Boca, lo storico e giornalista che invece ha fatto luce sui crimini coloniali degli italiani in Africa orientale e in Libia. Perché dobbiamo conoscere questa storia? Perché ci aiuta a capire chi siamo oggi come italiani, come europei, rispetto al sud del mondo, rispetto a ciò che è a sud del Mediterraneo. Quindi studiare il colonialismo non ci aiuta a capire solamente il passato, ma ci aiuta a interpretare il presente, il nostro rapporto con il sud globale
e chi siamo oggi noi rispetto a quello che siamo stati. Lei da molti anni collabora col Festival delle Culture qui a Ravenna. L'importanza di avere un festival che in questi ultimi periodi è diventato così grande ed è riuscito a portare qui a Ravenna anche ai giovani importanti testimoni e protagonisti della letteratura contemporanea. Il festival è diventato un evento straordinario che sta richiamando tutta una quantità di persone, studenti, quindi coinvolge generazioni diverse, questo è molto importante, anche persone che si dedicano ad attività diverse. Mi sembra molto bello e straordinario che la letteratura abbia un ruolo così importante, l'arte e la letteratura abbia un ruolo così importante nel far acquisire consapevolezza delle problematiche contemporanee, spesso attraverso le storie, le narrazioni, attraverso la fiction si riescono a comprendere cose che non si comprendono in un altro modo, magari semplicemente seguendo quanto accade intorno a noi. Spesso questa dimensione immaginativa è ancora più importante per prendere consapevolezza. E questo è uno dei meriti, dei tanti meriti che questo festival ha.